Bene amici di androidblog.it, dietro questa mano si nasconde il nome del dispositivo che oggi andremo a vedere cosa contiene nella sua confezione di vendita. Oggi facciamo quindi l'unboxing del Samsung Galaxy Tab 4 da 10,1 pollici, un dispositivo molto performante di casa Samsung che abbiamo ricevuto in test grazie a Techmania. Scopriamolo insieme. Ecco dunque amici la confezione di vendita del Galaxy Tab 4, praticamente la stessa che troveremo sugli scaffali qualora decidessimo di acquistarlo, e vediamo subito cosa contiene la confezione appunto della versione solamente Wi-Fi da 16 GB. Ovviamente innanzitutto sulla prima parte della scatola abbiamo qui il tablet, nel nostro caso nella versione bianca. Nello scomparto inferiore abbiamo poi il manuale per le istruzioni, ovviamente in lingua italiana, caricatore USB classico dal solito design che abbiamo anche negli altri dispositivi di casa Samsung, e poi qui abbiamo il cavo USB micro USB per la ricarica e la connessione al computer. Ovviamente mancano nella confezione, nella dotazione di questo Galaxy Tab 4, quelli che sono gli auricolari, che ovviamente è molto difficile trovare a bordo diciamo di questa tipologia di dispositivi. Parlando un po' di specifiche tecniche, abbiamo qui sotto il dispositivo che, come abbiamo detto, è dotato di un display da 10,1 pollici. Ovviamente è il tutto alimentato da un processore Snapdragon quad core da 1,2 GHz, 1,5 GB di RAM, 16 GB di memoria interna per la versione che abbiamo appunto ricevuto in prova. Il display appunto, diciamo, è un'unità da 10,1 pollici con risoluzione 1280x800 pixel, quindi poco più che HD. Ovviamente il dispositivo è anche dotato di fotocamera sia nella parte frontale che da 1,3 megapixel qui sopra, mentre neanche nella parte posteriore troviamo ovviamente la fotocamera che è da 3 megapixel, che ovviamente non è uno dei pezzi forti di questo dispositivo. Ovviamente è creato anche di registrare video a 720p, ma diciamo che non è una delle caratteristiche predominanti all'interno di un device di questo tipo. Inutile dire che è dotato dei soliti standard di connessione Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS e quant'altro. È ovviamente anche disponibile nella versione con scheda SIM, e quindi anche con la possibilità di navigare con reti ultraveloci e quindi con le reti LTE. Ovviamente non è questa la nostra versione, ma era giusto per avvisare voi utenti che è disponibile in commercio anche la versione dotata di slot per la SIM. Per tutte le altre informazioni riguardo questo device e come si comporta, diciamo, nell'uso quotidiano, lo scopriremo insieme a brevissimo nella nostra recensione.